Ciao Stefano, vicepresidente di Piccola, siamo all'interno dell'Unione Industriale, ma soprattutto quello che oggi volevamo sapere da Stefano, alla vigilia della seconda edizione del corso sulla tesoreria, come è nata questa idea, visto che tu sei uno dei main sponsor di questa iniziativa? Ma quando ci siamo interrogati nel gruppo di lavoro che presiedo, che è Credito e Finanza, sui bisogni delle piccole e medie, uno dei punti era la gestione della liquidità. Su questo l'idea fondamentale è stata di fare squadra con chi il tesoriere lo fa di professione, e quindi l'Associazione Italiana dei Tesorieri d'Impresa, che una volta dichiaratasi disponibile ha lavorato con noi per definire un programma e per portare dei tesorieri, quindi professionisti della tesoreria, in aula a parlare in maniera concreta di come si gestisce la liquidità e la tesoreria di un'azienda. I ritorni che abbiamo avuto dal primo corso, oltre ad andare in tutto esaurito e quindi avere degli esclusi o persone che desideravano farlo non sono riuscite, perché ovviamente per dare un taglio pratico bisogna anche mantenere dei numeri contenuti in aula, questo è un po' quello che anima la seconda edizione, e ci auguriamo che vada a migliorare e benefici anche dei ritorni di esperienza della prima. Impariamo quindi dai tesorieri. Ma soprattutto mi pare che una delle cose importanti è che si sia progettato un tool che oggi è già stato sperimentato dalle aziende della prima sessione, no? È giusto, sì. Uno dei frutti di quell'evento fu lo sviluppare un tool semplice adatto alle bisogni di una piccola e media, basato su Excel, ma nato dall'ingegno di tutti i partecipanti, compresi i tesorieri che hanno contribuito a fare i corsi. Quindi che cosa diciamo alle imprese che non si sono ancora iscritte a questa nuova edizione? Che i posti disponibili sono pochi, una quota è già stata prenotata, e se volete migliorare la vostra capacità di gestire la tesoreria e la liquidità dell'azienda, sicuramente è un'ottima opportunità. Grazie Stefano, grazie. Prego.